Un uomo umile è uno dei più grandi pensatori del Novecento. Il vescovo Melillo racconta Papa Ratzinger a pochi giorni dalla morte. Nelle parole di Monsignor Melillo, il ricordo degli incontri con Benedetto XVI è stato il Papa della chiarezza, aperto la strada alla modernità in un confronto sempre sereno e dialettico, dice il vescovo della diocesi Ariano Lacedonia. A me piace citare quella frase che lui disse il giorno in cui è stato eletto come Benedetto XVI, attualmente era il Papa emerito, disse: sono umile lavoratore nella vigna del Signore. Un uomo umile, ma penso che sia uno dei più grandi pensatori, teologi del Novecento. Un uomo di profondo pensiero, ma anche di profonda comunione e attenzione all'interno e all'esterno della Chiesa, un uomo del dialogo. Un uomo che è stato capace di approfondire, di scandagliare le verità della fede anche con coloro che non sono credenti. Non ero ancora vescovo, chiaramente, quando lui era ancora in carica come Papa. E ricordo di averlo incontrato una volta a Piazza San Pietro, quando erano i primi anni del mio sacerdozio, e lui attraversava come un buon parroco con il basco, la talare, un uomo semplice, una borsa tra le mani. Ci siamo incrociati, io non l'avevo riconosciuto, lui si è fermato e mi ha salutato pur non conoscendolo. Io mi sono rimasto alquanto imbarazzato e mi sono reso conto che ero talmente distratto che non l'avevo neppure riconosciuto. Il secondo incontro è accaduto qualche tempo prima che io fossi nominato vescovo dal suo successore, il nostro Papa Francesco, e accadde nella visita ad Limina dei vescovi della nostra area della metropolia, accompagnava il vescovo di Avellino del tempo, Monsignor Marino, e lui cordialmente si intrattenne anche con noi. Un uomo anche scherzoso, simpatico, anche se era, diciamo, già in una precaria condizione di salute, tant'è che si è dimesso poco dopo, ma mi ricordo che citava la nostra terra, citava anche guardando i testi che gli avevamo portato, la storia di Eclano. Quindi era un uomo di una grande curiosità, di una profondità di pensiero straordinario, ma anche di una grande simpatia e dolcezza. Non era un uomo freddo, tedesco, come si può pensare una persona distante dalla vita, tutt'altro, anzi era un attento ascoltatore delle persone. Lui era un uomo che affrontato alcune questioni importanti, è stato il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, collaboratore di San Giovanni Paolo II, che non lo volle lasciare neppure quando lui, compiuti gli anni, voleva ritornare nella sua Baviera a continuare gli studi, ma è stato innanzitutto un grande ispiratore della visione conciliare, nel senso di una chiarezza di quello che i padri conciliari hanno riflettuto e proposto per trovare un linguaggio capace di parlare alla gente del nostro tempo. Lui era stato giovanissimo, perito al concilio con l'allora cardinale Frings, e lui nel guardare la liturgia voleva che ci fosse ancora di più una chiarificazione del mistero che in essa contiene, quindi un desiderio di far sì che la liturgia fosse una lingua parlata, non solo parlata con gesti, ma anche contemplata nel mistero. E poi l'altra cosa importante, credo che sia stato anche quest'atto rivoluzionario, possiamo dire, delle sue dimissioni, quindi cambiando anche una visione del papato rispetto ai suoi predecessori. Pregare per lui, pregare per la Chiesa, lo abbiamo suffragato con la messa del Te Deum e invito tutti i nostri fedeli a rendere grazie a Dio per il dono del nostro amato Papa emerito Benedetto al secolo Josef Ratzinger.